Non votate chi promette lavoro a vostro figlio. Quando mancano ormai 2 giorni all'apertura delle urne per le elezioni regionali, è chiaro il messaggio del procuratore capo della distrettuale antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine di un'iniziativa sui temi del lavoro organizzata dalla CGIL alla Lamezia Terme, a cui ha preso parte anche il segretario Maurizio Landini. Sì, votate per tutti, tranne per quelli che sono venuti o vengono a casa vostra a dire che sistemeranno vostro figlio. Centrale il tema degli incidenti sul lavoro. Dal dibattito è emersa l'esigenza di investire sulla prevenzione e sui controlli. Queste sono tipologie di reati che non vedono detenuti, quindi non riesco ad immaginare eventuali processi, eventuali indagini, eventuali condanne in primo grado, poi se questi processi senza detenuti si faranno in appello, quindi bisogna ancora tornare a un discorso a monte sull'improcedibilità e poi parlare, semmai maggiori controlli, semmai dedicare più ispettori sul lavoro ai fini della sicurezza per rispondere alla sua domanda, quindi semmai investire ancora di più sulla prevenzione, poi inasprire o meno le pene. Cambia poco, scrivere un anno in più, un anno in meno serve a ben poco, non è un deterrente per chi controlla appalti, subappalti, non l'ha freddo, non l'ha caldo, prestazioni d'opera gestendo decine o centinaia di operai. Sapete quanto si preoccupa di una condanna che sa che gli rimarrà sulla carta. Il governo si è impegnato e nei prossimi giorni dovremo rincontrarci ad intervenire immediatamente con un decreto. Questo decreto, per quello che ci riguarda, deve contenere immediatamente alcuni provvedimenti. Il primo è quello di introdurre una norma per cui le imprese che non lavorano in sicurezza non possono lavorare e quindi che ci sia la possibilità, laddove le norme non vengono rispettate, anche di sospendere l'attività lavorativa fino a quando questa attività non viene ripresa. Così si rischia di far morire le persone e ciò non è accettabile. Dall'altra parte bisogna che anche tra le imprese scatti l'idea che la competizione non la si fa, non rispettando le leggi o mettendo a repentaglio la vita delle persone. O si assume tutti che la salute e la sicurezza è un investimento, non un costo con cui fare i conti, o da questa situazione non se ne viene fuori.